Noi siamo a Rovigno, cuore turistico della costa istriana, che ha mantenuto però intatta l'atmosfera di porto di pescatori, soprattutto se la si visita fuori stagione. A dominare la parte vecchia della città è l'imponente campanile della chiesa di Sant'Eufemia, costruzione barocca raggiungibile attraverso una passeggiata tra le ripide stradine lastricate. In origine Rovigno era un'isola, ma nel 1763 fu annessa alla terraferma e ha così assunto la forma di una piccola penisola ovale. Di isolotti però qui intorno ce ne sono tanti, ben 22. I più noti sono l'isola di Santa Caterina, ad appena 100 metri dalla città, e l'Isola Rossa, entrambe abitate durante il periodo estivo. Importante attrazione naturale è poi il parco forestale di Punta Corrente, creato nel 1890 dal barone Hutteroth. È ricco di piante di ogni genere e offre l'accesso diretto al mare, oltre a sentieri adatti per passeggiate e giri in bici. Se amate i piccoli borghi, non potete poi perdere il fascino medievale di Bale, in italiano Valle, ad appena una quindicina di chilometri da Rovigno. È caratterizzata dal suo castello, dalle strette viuzze in pietra, dalla presenza di tante farfalle, dai ritrovamenti di resti di dinosauri, ma soprattutto da un'atmosfera sospesa nel tempo, che aveva conquistato nel Settecento anche il seduttore Casanova. E sempre nelle vicinanze di Rovigno c'è una delle bellezze naturali più spettacolari dell'Istria, il fiordo del canale di Leme. Lungo circa 11 km, largo 600 metri, si è formato durante l'ultima era glaciale, quando il litorale istriano sprofondò e la valle fu inondata nel mare. Non è dunque un vero fiordo perché non è legato al movimento dei ghiacciai, ma la conformazione vi somiglia veramente tanto. E qui la salinità dell'acqua è ridotta dalla presenza di acqua dolce, di un fiume sotterraneo di origine carsica, creando così le condizioni più favorevoli all'allevamento di pesci e molluschi. La combinazione tra il mare azzurro e il verde dei boschi circostanti rende il paesaggio del canale di Leme veramente suggestivo. Ma oltre al mare e alle bellezze naturali, l'Istria offre davvero tanto anche da un punto di vista enogastronomico, a partire da olio di oliva, vini, ma anche i tartufi. E allora noi andiamo a fare visita all'azienda Collis, a metà strada tra Rovigno e Bale, per incontrare Juraj, un giovane agricoltore che ha deciso di seguire le orme di suo papà. Suo papà aveva iniziato però più che altro per passione personale, per voglia di stare in mezzo alla natura. Lui ha voluto proseguire questo percorso, si è laureato in enologia, si è anche formato all'estero, in Nuova Zelanda, e adesso conduce la sua azienda agricola, che si è specializzata proprio in olio d'oliva, vini istriani, tra cui la famosa Malvasia, ma anche il Teranu, e anche latte d'asina. Allora andiamo ad incontrare Juraj. Dobardan Juraj, grazie per averci accolto nella tua azienda. Ci racconti il percorso che ha portato a questa attività bellissima qui in questo contesto meraviglioso? Il mare lo vediamo laggiù, gli ulivi, poi vi siete specializzati nei vini, ma anche nel latte di asina. E tu, che hai questa passione forte, insomma, per l'agricoltura, per il mondo dei vini, hai studiato enologia. Sì, ecco, da piccolo è che crescevo qua con la mia famiglia. E col tempo mi sono innamorato dell'agricoltura e degli animali. Adesso anche mia sorella ha cominciato a lavorare con gli animali, Laura. Abbiamo asini, capre, mucche. Io sono enologo, ho studiato, faccio i vini, mi piace, è la mia passione. È importante che mi anche guardo di andare su ecologico, anche biodinamica, di essere amico della natura. Sì. Quante piante di olive hai qua a dimora, insomma? Di olive ne ho 500, facciamo all'incirca 800.000 litri all'anno. Di vigneto abbiamo adesso un 2 ettari che raccogliamo già l'uva, e più 2 ettari abbiamo piantato. Facciamo all'incirca 10.000 bottiglie di vino. Abbiamo la Malvasia istriana, maggior parte, quello che si produce più e che la gente piace. Poi abbiamo il Terano, Merlot e Cabernet Sauvignon. Facciamo questa cuvée di Merlot, Terano, Cabernet Sauvignon, lo chiamo Trinitas, come tre, la Trinità, che sta in botti di legno. Abbiamo botti di rovere francese, americano e anche della Slavonia, della Croazia. Quantità non siamo così grandi, e quindi l'80% di tutti i nostri prodotti si vendono qua. Abbiamo visto anche tante bellissime caprette e anche gli asini. Allora, intanto il latte d'asina è un'altra delle peculiarità della tua azienda. Sì, gli asini danno un latte magnifico, molto sano, ricco di vitamine, perché gli asini mangiano tanti tipi di erbe, le mucche mangiano 3-4 tipi,
gli asini 70, le capre 100 qualcosa, e sai che sto latte deve essere più strutturato e più avere vitamini, proprio perciò perché mangiano più erbe. Danno anche di meno, la mucca da 20 litri, la capra da 2 litri, gli asini a 2 decimi. È normale che è più qualità, no? Latte di asino è medicina per l'asma, per l'immunità, si dà ai bambini che sono allergici al latte di mucca. Anche terapeutico, puoi stare con gli asini, stare vicino agli, accarezzarli. Sì, un'altra cosa che è molto importante è anche questo. Qua la gente viene a rigenerarsi dalla città, dal lavoro in ufficio. Quando io vedo che la gente è qua felice, sorridente, poi il mio cuore è grande e mi è più facile lavorare, Ci puoi anche dare un saluto in croato? no? Sì, qua lo što ste došli, puno pozdrava iz Istre. Volimo vas puno, dođite nam češće i pijete naša vina, i ulja i sve. Hvala. Grazie ancora, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Finisce qui la puntata di oggi di Con i frutti della terra, però in sovrimpressione anche tutti i nostri contatti, compresa la pagina Facebook su cui potete rivedere tutte le nostre puntate, anche quella di oggi. Allora grazie ancora Yurai, grazie a tutti voi e arrivederci alla settimana prossima.